Questa sera voi avete parlato più in senso generale che in particolare, ad eccezione dei quesiti circa l'evoluzione oltre la ruota delle nascite e delle morti nel piano akashico. Certo, quando si parla di sentire, resta difficile, alquanto difficile, far capire attraverso alle parole cosa sia un sentire. Questo voi lo intendete. Non possiamo che dire senso del dovere, amore al prossimo, e tutto ciò significare ben poco, tolleranza, gentilezza d'animo, tutte semplici definizioni. Quindi intendere che cosa si provi nel piano del sentire per eccellenza è cosa assai ardua. Quando diciamo sentire non più attraverso ad una percezione, che cosa vogliamo significare? Vogliamo significare un fluire del sentimento in modo libero, come ora solo raramente riuscite a provare. Quanto può essere diversa una esistenza di solo sentimento che fluisce, potremmo dire goccia a goccia, ma l'immagine sarebbe poco efficace, continuamente. Sentire non più attraverso alla percezione, ma sentire per immedesimazione, fusione. Attraverso a riconoscere ciò che si sente. Come vedete, per quanti sforzi noi facciamo, non possiamo che dire e ripetere delle parole, le quali sono insufficienti quando si tratta di capire che cosa sia il sentire. Vorrei che voi faceste una piccola ricerca, non di un quadro d'autore modificato da cose vecchie, ma una ricerca di quel concetto di cui noi vi abbiamo parlato a volte, che si sintetizza in poche parole. Il riposo dell'ego. È sempre un argomento che riguarda il piano akasico e che quindi può, in un certo senso, aiutarci ad andare avanti. D'accordo? Pace a voi.